Buongiorno, sono Lina Vergara di Logos Edizioni e sono qui oggi con Rocco Lombardi per parlarvi del suo nuovo libro Mira. Ciao Rocco. Ciao, ciao Lina. Allora, volevo intanto vabbè, raccontare un attimo, anzi, raccontalo tu meglio di che libro si tratta, di come ti è venuta l'ispirazione. Sì, Presentalo, dai. ok. Allora, devo dire che questo libro ha avuto una genesi particolare perché è stato come un, come dire, la costola di un altro libro a cui stavo pensando da tanto tempo. In questo libro la protagonista è una bambina, mentre l'altro libro il protagonista era un bambino. Ed è una storia a cui penso da tanto tempo, che però non riesce a risolversi. Nel frattempo, grazie ad un'immagine particolare, quella di questa, un'immagine che mi è stata raccontata, di una pantera, di una bambina chiusa in una teca, il tutto che si svolge in un bosco, questa immagine che anche da tempo avrei voluto disegnare solo come un'illustrazione, in realtà poi piano piano, ispirandosi anche alla storia del bambino a cui penso da tempo, ha preso autonomia ed è diventata una storia a sé, che appunto per l'appunto poi è una storia senza parole, è una storia che vuole evocare un percorso particolare solo attraverso delle immagini ed è totalmente ambientata, tra l'altro, in posti a me molto cari. Che Mi sono? fermo? Ma sono i boschi dell'Appennino in cui vivo, io vivo a ridosso più che altro, e quindi sono quei posti lì, sono questi boschi di querce, di frassini, di ontani sull'acqua, questi fiumi, questi laghi. Infatti poi nel libro ci sono anche dei posti molto precisi per chi è in grado di riconoscerli. Mi racconti questo tuo legame con il paesaggio, con la natura, che poi dopo fai convergere nella tua opera? Cioè, Ah sì, come ti diciamo senti che quando esci? diciamo che il posto in cui ho scelto di vivere da anni, a cui per lungo tempo ho cercato di avevo un po' come obiettivo dimensione di vita, almeno quantomeno di posto in cui vivere, già dove sono nato e cresciuto, ho vissuto una piccola cittadina che si trova tra il mare e i monti, un ambiente che ho sempre amato molto, anche se poi socialmente non è stato facile crescere in quel posto lì, e quindi ambivo sempre in un posto che fosse meno, vivere in un posto che fosse meno urbanizzato, in cui tutto quello in cui appunto fossi immerso fosse predominante, ecco. Perché comunque questa dimensione è quella che sicuramente mi dà più pace, mi porta a un qualcosa che penso di possa essere chiamato più originario, rispetto alla storia umana, da quello che proveniamo, quello che poi tutto sommato ancora siamo, chi più o chi meno, ecco. E quindi, come dire, andando avanti col tempo, ho sentito sempre più forte l'esigenza di viverci quotidianamente, per avere sempre questi paesaggi di fronte, attraversarli quotidianamente, stare anche un po' più in balia, come dire, degli agenti atmosferici, delle trasformazioni che avvengono durante l'anno, e purtroppo anche avere più coscienza di come si siano anche alterate nel tempo. Per esempio, nel posto in cui vivo adesso, fino a pochi anni fa, nevicava con più frequenza, c'era più freddo, quest'anno in particolare, questo cambiamento si sente in maniera molto più evidente, da una parte ti allarma, da una parte ti spinge comunque ad averne una coscienza sempre più presente. Sì, quindi quello che tu senti è un forte legame con l'elemento naturale, più Sì. che con l'essere umano, più che con la città, cioè fino a dove si spinge questo legame con la natura, questa tua identificazione con la natura? Ok. Sì, devo dire che fino a un po' di tempo fa avevo anche dei pregiudizi fin troppo forti rispetto alla città, verso tutta la dimensione umana nel suo, come dire,
svilupparsi sul pianeta nell'occupare spazio con tutti gli effetti, insomma, più negativi, se vogliamo. Questa dimensione, anche per darmi pace, ho cercato pian piano di abbandonarla, perché, come dire, si rischia di vivere in questo rancore continuo, in questa negatività, in questo giudizio. Come dire, cioè, gli effetti negativi chiaramente ci sono, oggi sono un argomento estremamente presente. Chi lo sente di meno, chi lo sente di più, però chiaramente siamo di fronte a delle emergenze ormai poco evitabili, no? Però ecco, cerco di vivere questo legame, appunto, è come pacificazione e come dire, come una scelta individuale che non vuole essere a tutti i costi, come dire, un modello di presunzione rispetto ad altre scelte di chi ne fa, appunto, di Penso che mi diverse, no? interessava di più sapere come ti senti tu, cioè qual è Sì. proprio tu come persona, come individuo, quando ad esempio, perché una volta mi raccontavi, eravamo venuti a trovarti con Anna Paolini e ci raccontavi che in realtà quello che ti rende più felice, che ti dà più un senso di pienezza, è il poter passeggiare tra i boschi e stare a diretto contatto con la natura anche sotto, come hai appena detto, sotto eventi atmosferici che potrebbero essere anche un pochino più scomodi, no? Allora era Sì, questo che mi interessava. no. Certo, questa dimensione qui sì, continua ad essere così, anche se poi io anche per lavoro e per altri motivi spesso mi sposto, spesso sono anche in città, però poi di fatto vivo qui, vivo in una casa sul fiume dove c'è solo il fiume, ci siamo solo noi, il paese è anche a poca distanza, però come dire, quello che scandisce le mie giornate, per esempio il suono di questo fiume, che per esempio a tratti può essere anche molto inquietante. Per esempio, quando ci sono piogge molto insistenti, come è successo anche pochi giorni fa, o in particolare anni fa, quando ero appena arrivato qui, senti anche un certo pericolo, senti insomma come siamo vulnerabili. Per esempio, qui dove vivo l'anno scorso, per le alluvioni che ci sono state delle frane, amici che sono rimasti isolati in casa. Hanno vissuto delle dimensioni estremamente difficili. Noi vedevamo il fiume crescere e pensavi, chissà se sorpassa la soglia di pericolo, no? E, quindi c'è questa natura che comunque è implacabile, non è che ci rispetta noi esseri umani. Cioè, quando si scatenano delle forze. Però comunque tu hai deciso di sottostare a queste regole della natura, perché cioè, vedendo anche quello che era successo l'anno scorso, avresti potuto comunque dire, vabbè, non voglio più sentirmi in rischio, avere timore, quindi mi Certo. sposto lontano dal fiume, invece no, sei restato lì. Quindi Certo. Sì, come mai no, questa decisione, perché questa ci accettazione? tengo, sì, accettazione, esatto, a sentire questo limite, cioè il limite dell'umano rispetto al pianeta, rispetto a queste forze, e che poi anche, come dire, quando vedi questi limiti che sono fisici, diventa anche un po' qualcosa che introietti, cioè guardi anche i tuoi limiti proprio, cioè come essere umano, come quello che ti anima dentro, perché chiaramente vivendo in questi contesti spesso la solitudine è molto forte. È un po' come, che ne so, certe scelte monastiche, di certi posti dove vivono totalmente scollegati dal mondo, non siamo chiaramente a quei livelli, però come dire, sei comunque una dimensione di introspezione molto molto forte. E che si fa ancora più forte quando poi devi anche appunto rapportarti a questi eventi esterni che fanno pressione, che magari sembra che vogliano costringerti a delle scelte, a fuggire, e invece no, sei lì. Così come quando dentro di sé accade questo movimento per cui non scappi da quello, non vuoi scappare da quello che ti, quelli che sono i tuoi limiti, i tuoi dolori, le tue difficoltà. Quello che accade fuori è un forte specchio di questa cosa, che poi cerchi anche di condividere con la piccola comunità che hai attorno, attraverso tante cose, che sono dei piccoli lavori collettivi, progetti,
confronti, esperienze, perché qui comunque ho ritrovato questa dimensione molto molto forte che, per esempio, in città, nei primi periodi in cui ho vissuto, nonostante ci fossero tante cose, però non c'era questo grado di intimità. Ma se ti dovessi chiedere che cosa ti dà la natura e che cosa, cioè in relazione a quanto ti dà invece il contatto con la tua specie, cioè qual è la Ok, la differenza. differenza? Eh? Perché Ok. comunque sì, ti piace la natura, ti isoli, ami camminare, stare anche giorni a camminare, però al contempo hai tutta una serie di attività sociali e parli anche di solitudine, no? Una solitudine che è di specie, no? Sì. La differenza è, cioè, in quella solitudine che dicevo prima, c'è questo contatto, questo avvicinamento. È possibile, in alcuni momenti, avere un avvicinamento col sé molto più profondo. Forse l'ho già detto, questa nostra natura molto più profonda, che di fatto io credo che coincida con questa natura esterna. Perché così io, così un, che so, un cervo, un capriolo, un tasso, una volpe, un lupo, possiamo vivere la stessa identica condizione di essere, come dire, scaraventati in questo selvaggio, laddove è abbastanza selvaggio, in cui sei totalmente affidato a te stesso. E questa dimensione chiaramente non la vivi con gli altri della tua specie, soprattutto quando sei in una dimensione di sopravvivenza, di competizione, di costruzione di qualcosa che vuole a tutti i costi arginare questo senso di disperazione e dolore che portiamo dentro di noi, no? E che cerchiamo di lenire in quella maniera. Invece, quando sei totalmente solo in questa dimensione, non c'è alcuno scampo. In questa accettazione, in questo andarci incontro, che, come dire, trovi una via, trovi una strada che chiaramente non è mai definitiva e non è assolutamente semplice, né alle volte riesce a dare troppo conforto, però insomma mi sembra qualcosa di inevitabile, piuttosto che costruire cose immense che sublimino questa. Questo buco profondo, preferisco provare a tentare di riempirlo o anche di non riempirlo con questo atteggiamento che è radicalmente diverso, credo. Ho capito. Va bene. Torniamo al tuo libro. Adesso ricondivido. E guarda, parto anche dall'inizio. Sì. E ti chiederei se ci puoi raccontare, non proprio letteralmente, però insomma, se ci puoi raccontare un po' la storia di questo Silent, di questa pantera nell'Appennino bolognese. Sì, ma poi tra l'altro ho avuto modo di presentare questo libro a due classi della scuola di Marzabotto, che è il paese vicino a quello dove abito, per testare un po' queste immagini che cosa dicano. E sono partito proprio da questa cosa dicendo a questi bambini, ragazzi delle medie, dicendo: ma voi avete mai visto una pantera qui in Appennino, vicino casa, nelle vostre camminate? E loro chiaramente hanno detto di no. Ma in realtà c'è la possibilità qui sopra Sasso Marconi, che c'è un centro di recupero della fauna esotica, che se tu ci passi a fianco e non lo sai, di sentire dei grugniti indescrivibili, perché ci sono state delle pantere, delle tigri, dei leoni che vengono presi in cura. Ma se tu non lo sai, senti all'improvviso, come è successo a me la prima volta venendo da Bologna, senti queste cose che, cioè, all'improvviso ti sembra di stare in chissà quale altre parti del mondo, in realtà sei in Italia, e all'improvviso avverti questo senso di panico a cui spesso faccio riferimento, magari mi riferivo anche prima, totalmente inaspettato. Poi magari sai da dove viene e ti tranquillizzi, però finché non lo sai puoi sperimentare questa cosa anche qui. Per cui c'è questa pantera che qui è in Appennino e che custodisce una bolla di vetro, di cristallo, comunque di qualcosa che racchiude una bambina, e subito questa pantera può diventare simbolo di tantissime cose.
È comunque un animale molto grande, spropositato, sproporzionato, sia rispetto al bosco, sia rispetto chiaramente a questa bambina. E può essere una grande paura, come allo stesso tempo qualcosa che protegge, in particolare la nostra piccola protagonista, e può rappresentare tantissime altre cose. Anche questa bolla in cui questa bambina sembra vivere, sembra essere protetta, qualcosa che può aver costruito lei, qualcosa in cui è stata confinata, possono essere tante cose, no? A me piace. Cioè, l'idea appunto del silent è questa, che soprattutto in un lavoro in cui ogni elemento può diventare fortemente simbolico, subito il lettore attribuisce delle cose che magari richiamano al proprio vissuto. Certo. Per quello mi piace portare in giro questo lavoro per vedere quali altre storie si attivano da questi elementi che sono sicuramente simbolici. Quindi nell'incontro con i bambini, quello che hai fatto è mostrare le immagini e poi lasciarli raccontare com'è stato? Sì, ho fatto semplicemente questa premessa, che è un libro senza parole e che ogni elemento che appare appunto diventa sicuramente simbolico di qualcos'altro, quindi abbiamo fatto un piccolo confronto su che cosa possano essere i simboli, e lì mostravo ogni tavola, proprio come svelavo ogni immagine, e ad un'immagine svelata chiedevo cosa vedevano in quel momento, cosa stava accadendo nella storia. E quindi, per esempio, la pantera che cos'è? Che cosa può rappresentare per voi? Chi è questa bambina? Perché è chiusa in una bolla? Cos'è questa bolla? Poi arriva questo cervo, cosa succede? La bambina va via, di sua volontà o meno? La pantera gli lascia andare, sì o no? E devo dire che loro, la maggior parte di loro, c'entravano perfettamente quello che io volevo mettere nel libro, ma poi aggiungevano tantissimo altro. Quindi poi qui abbiamo il fiume, quindi arriva l'elemento acqua, questo fiume nel fondo di questa valle scura, quindi fredda, umida. Anche lì subito gli chiedevo cos'è l'acqua per voi. E poi allo stesso tempo chiedevo a loro di disegnare ognuno di questi simboli. Per cui disegna la tua pantera, come la senti, come la vedi, come la immagini, se l'hai mai vista. Disegna la tua bambina, che è la tua bambina interiore anche. Anche lì tutto il discorso su che cos'è questo bambino, chi è questa bambina, no? Se ce l'abbiamo dentro, perché poi loro, essendo delle medie, chiaramente hanno un vissuto abbastanza vicino, sono stati bambini fino a poco tempo fa, quindi hanno ancora dei ricordi molto vividi. Gli dicevo, questa è una bambina che vi accompagnerà probabilmente per tutta la vita, che rappresenterà alcuni aspetti da curare, da arginare oppure da amplificare. Avrete sempre questo rapporto con questa bambina. E in questo libro questa bambina compie un viaggio particolare, accompagnata prima da un grosso animale, poi da un animale un po' più piccolo, che è questo cervo, che piano piano gli mostra delle cose, gli presenta degli elementi che lei ancora non conosce, e che anche lì chiaramente diventano un forte simbolo di altro. Certo. Io quando parlo poi non mi fermo più. Vabbè, ma l'idea è che tu parli, sai, in questo momento. Sì, ok, I bambini come hanno reagito di fronte alle tue sollecitazioni? certo. Ma bastava veramente pochissimo a sollecitarli, anche perché le immagini sono abbastanza forti, poi proiettate in grande. Apprezzavano anche molto il bianco e il nero, contrariamente a quello che spesso si può pensare. Avevano reazioni emotive anche molto, molto, molto forti. Cioè, volevano subito dire che cosa vedevano in queste immagini. Erano molto catturati da questo gioco. Sì. Ho capito. Tra l'altro, i tuoi lavori, lo dico per chi non ti conosce o chi non conosce tutto esattamente, tu lavori con la tecnica dello scratching. Sì, che appunto è questa tecnica di lavorare su questi supporti che sono inizialmente totalmente neri e in questo caso con un piccolo bisturi, attraverso tante piccolissime incisioni che di fatto poi costituiscono pian piano una trama, si cuce
o si scolpisce, come direbbe anche qualcun altro, piano piano un'immagine, portando della luce laddove c'è del nero e piano piano illuminando il soggetto, insomma. Anche Sì. questa è una cosa che ai bambini affascinava molto, perché c'era anche tutto questo discorso in dire che cos'è il nero. Chiaramente loro dicevano è la morte, la disperazione, il dolore. Qualcuno anche ha detto è l'eleganza, è elegante. E che cos'è la luce, come portiamo la luce? E poi qualcuno diceva anche, ma è anche il rifugio, anche il riposo, è anche la tranquillità il nero, quindi cose totalmente antitetiche. E io li invitavo a riflettere, no? Ma com'è possibile che una cosa può avere un significato come il suo. Come un significato totalmente opposto. Questa cosa a loro affascinava tanto, e quindi ci si avvicinava a questo discorso per cui nel nero ci può essere il dolore, ma come ci può essere anche il riposo e la protezione. Nella luce ci può essere il calore, come ci può essere anche qualcosa che ti acceca. E quindi gli estremi su queste cose che poi riguardano anche chiaramente anche le emozioni. Si parlava di rabbia, per esempio c'è il fuoco in questo libro, allora diceva, ah, il fuoco incendia, distrugge, ma fa anche luce, riscalda. E quindi facevamo questo discorso, no? Su come avere dentro di sé questi elementi, ma di come imparare a scegliere che utilizzo farne. Certo. Per cui per loro in particolare diventava un viaggio attraverso tutti questi elementi, questi simboli, e poi tiravano fuori come agivano già dentro di loro, già come, nonostante la vita breve, tra virgolette, già come si fossero sedimentate tantissime esperienze, e il guardarle così li entusiasmava tantissimo. Per me è stata una bellissima sorpresa, e, insomma, che un lavoro come questo possa innescare questo percorso, questo gioco. Ci vuoi raccontare qualcos'altro a proposito di questo libro? Sì, posso dire anche una cosa a cui tengo anche a dire, che l'immagine da cui parte tutto, che questa bambina che vive in questa teca, è un'immagine che mi è stata donata, posso dire così, come ho detto all'inizio, avrei voluto realizzarne solo un'illustrazione, poi invece è diventata una storia più complessa, più lunga, tra l'altro la più lunga che ho fatto finora, cioè una storia senza parole, fatta tutta da me, pensata e disegnata, per cui sono molto contento di questo. E tutti poi gli elementi che ritornano nella storia pure sono stati frutto anche sempre di un confronto con questa persona che mi ha donato questa immagine all'inizio di tutta questa idea e che continua adesso a lavorare con quest'altra storia, come dicevo, che all'inizio doveva essere quella, ma poi invece dal bambino ci si è spostati a una bambina. E adesso questa spero e credo che, insomma, mi aiuterà a chiarire meglio quell'altra di storia e che possa essere il prossimo progetto a cui di fatto sto già lavorando da tempo, ma che, insomma, trovi finalmente la sua forma Certo. e che aiuti. Qui c'è stata una bambina, lì invece ci sarà un bambino e che aiuti anche un po' questo bambino a compiere Ti ho perso un attimo. se non ha una chiusura, ma ha una forma più definita, ecco. Ho capito. I paesaggi che vediamo nel libro sono presi cioè sono disegni davvero, hai comunque fatto riferimento a quelli che sono i paesaggi che ti circondano nell'Appennino? Sì, qualche tavola in particolare, sì, non sono disegni dal vero. Più che altro delle cose che ormai conosco abbastanza bene, però poi in particolare ci sono due o tre location, diciamo così, che sono proprio quelle. Una sì, una è proprio presa da una foto che ho fatto tantissimo tempo fa e che ci tenevo un giorno a realizzarla, a disegnarla, ed è quella che è nella fine del libro, che spero che almeno i miei concittadini, compaesani, abitanti riconosceranno, anche se non è facilissimo, però sì, c'è quella, c'è un'altra montagna in particolare, un altro scorcio ancora, un lago pure, un lago preciso, insomma, sono diversi Ah. riferimenti presenti, sì, sono molto contento di averli portati
finalmente in una storia così. Va bene, Rocco, io ti ringrazio per il tuo tempo, per la disponibilità, per questa idea Grazie a te. anche di come lavorare con un silent con i bambini, di come sia importante lasciarli andare, no? Senza dare loro una Sì. Sì. storia, ma piuttosto uno stimolo, un incentivo. Esatto. E niente, aspettiamo allora la seconda parte con il ragazzo o il bambino. Però un pochino, arriverà. Ciao, Va bene. Ciao Rocco, grazie. grazie a te, a voi. Ciao.